Ciao amici, volete sapere cosa gli succede alla vostra autovettura in qualsiasi momento o volete resettare la spia dell'olio degradato visto che avete effettuato il cambio dell'olio voi stessi? Oppure volete sapere cosa significa quella strana spia che si è accesa nel vostro quadro strumenti? Ebbene, con questo dispositivo lo potrete fare! Kimbolen S500! Prima di continuare, vi ricordo che nella descrizione del video e nel primo commento troverete tutti i link necessari per andare a vedere ulteriori informazioni riguardo il dispositivo e per chi vorrà acquistarlo. Per configurare il dispositivo andremo ad eseguire tutti i passaggi come descritto nel suo manuale di istruzioni. Per effettuare la diagnosi andremo a collegare il cavo diagnostico alla presa OBD della nostra autovettura e l'altra estremità del cavo andrà collegata al dispositivo e una volta collegato il dispositivo si andrà a accendere automaticamente. Al primo avvio il dispositivo ci chiede di selezionare la lingua e il fuso orario. Poi ci chiede di collegare il dispositivo a una rete Wi-Fi, può essere quella di casa o del nostro smartphone, effettuando il hotspot. Una volta collegato alla rete Wi-Fi, andremo ad aggiornare il dispositivo e effettuato l'aggiornamento, il dispositivo sarà pronto all'uso. Nella parte superiore della schermata principale avremo l'ora, il voltaggio della batteria e lo stato e carica della batteria del dispositivo. Inoltre è possibile registrare la schermata del dispositivo, effettuare degli screenshot e abbiamo la possibilità di poter girare la schermata nel caso in cui avessimo bisogno per poter lavorare il meglio possibile e possiamo regolare la sua luminosità. Nella prima funzione OBD il dispositivo andrà a leggere il BIM dell'autovettura automaticamente. In questo caso ci dà non supportato, quindi lo andremo a inserire manualmente. Sulla funzione diagnosi è possibile effettuare dei test veloci. Per effettuare il test andremo a cercare il BIM automaticamente. Se il dispositivo non è in grado, semplicemente lo andremo a inserire manualmente. Inserito il BIM andremo ad effettuare dei test veloci e il dispositivo andrà ad effettuare una diagnosi veloce per rintracciare eventuali codici di errori. Trovato l'errore, se vogliamo approfondire la ricerca
il dispositivo aprirà una schermata di Google in modo da poter avere ulteriori informazioni riguardo il codice di errore. Potremo anche cancellare il codice del guasto, ma vi ricordo che cancellando il codice di errore non è detto che riusciamo a risolvere il nostro problema. Nella funzione storia possiamo vedere i test effettuati precedentemente e in dimostrazione potremo eseguire dei test di fabbrica. Su OBD il dispositivo andrà a leggere il BIM automaticamente insieme a altre informazioni riguardo la vettura. In diagnosi potremo cercare manualmente il marchio che ci interessa o su aggiornamento potremo scaricare diversi software dei marchi che ci interessano. Sulla funzione manutenzione abbiamo i freni, ETS, olio. In olio potremo effettuare il reset nel caso in cui abbiamo effettuato il cambio dell'olio noi stessi e andremo a resettare la spia dell'olio degradato. In file avremo un rapporto dei test fatti in precedenza, PDF e altro. Su aggiornamento potremo scaricare i diversi software dei diversi marchi di autovetture che ci potrebbero servire, come ad esempio Kia o Mercedes-Benz. In informazioni abbiamo la libreria dei codici di errore, dove potremo inserire il codice di errore e il dispositivo lo andrà a cercare. In impostazioni troviamo le foto che abbiamo effettuato alla schermata del dispositivo in precedenza, le quali le potremo condividere tramite Bluetooth o via email. E la stessa operazione potremo effettuare con i video. Poi troviamo il wifi, l'illuminazione, le lingue. In aggiornamento potremo scaricare la nuova versione del dispositivo e installarla. Tramite il cavo USB fornito in dotazione potremo caricare il dispositivo già che ha una batteria integrata. In conclusione, il dispositivo fa il suo lavoro, purtroppo su alcune autovetture non riesce a leggere il VIN automaticamente, quindi bisogna inserirlo manualmente. Per il resto il display è molto fluido e le plastiche che coprono il corpo macchina sono molto rigide, quindi per me è ok. Se siete interessati all'acquisto, troverete tutti i link d'acquisto giù nella descrizione di questo video e nel primo commento. E se il video ti è piaciuto e soprattutto ti è servito, lascia il tuo commento e regalami un like. E noi ci vediamo in un prossimo video.